quelli che vogliono contribuire, che hanno un'esperienza, che hanno delle conoscenze, che non significa necessariamente la vera laurea, significa anche aver fatto delle esperienze senza nessun titolo di studio che hanno avuto successo. Ecco, chiunque voglia dare un contributo a questo paese è stato messo fuori dai partiti, fuori dalla legittimazione. La scelta che noi abbiamo fatto al brancaccio, apro una piccola parentesi, l'unico caso in cui non c'erano prime file riservate, chi è venuto è arrivato prima si è seduto in prima fila. Qualcuno ha fatto polemica del fatto che c'erano alcuni personaggi importanti. Capita che una signora si alzi per far sedere il personaggio importante. Ecco, io combatto per quella signora, perché non si debba sentire obbligata ad alzarsi quando arriva qualcuno, ma pretenda di star seduta in prima fila. Seconda cosa. Abbiamo fatto una scelta di assemblea programmatica. E volutamente non abbiamo fatto parlare tutti i partiti, tutti i movimenti politici che hanno aderito. Lo abbiamo fatto perché bisognava parlare di temi. Noi volevamo dare rappresentanza a tutti quei mondi che in questo paese non hanno più rappresentanza. Ed è per questo che finalmente su un palco non hanno sfilato personaggi importanti. Hanno sfilato innanzitutto precari, operai, disoccupati, insegnanti, giovani che non vedono un orizzonte, né personale né sociale, che vorrebbero costruire, ho letto un'espressione molto bella in questi giorni, una felicità non solo individuale, una felicità politica, una felicità sociale, e vorrebbero farlo insieme, perché hanno capito che la truffa che gli è stata venduta in questi anni, ovvero che ognuno da solo bastasse a se stesso e che la propria vita potesse essere risolta con il mito dell'aggressività rampante o con qualche conoscenza giusta, è una balla. Questo è un paese in cui se sei figlio di qualcuno vai avanti, se non sei figlio di nessuno resti dove stai. Ti devi ammazzare di studio per riuscire a fare qualcosa. E forse non è detto che questo ti basti. Ti devi ammazzare di lavoro per riuscire ad avere quella condizione di dignità e di libertà che invece il lavoro dovrebbe regalare a tutti. Ecco, noi vogliamo rompere questo schema. Chi ha parlato su quel palco, noi abbiamo dovuto fare un criterio di selezione, riconoscendo comunque il contributo che alcune forze politiche hanno avuto. Non tutti, diciamo così, hanno ceduto alle sirene neoliberiste. Qualcuno in Parlamento o nell'Europarlamento ha mantenuto delle posizioni e questo va riconosciuto. Noi abbiamo fatto una selezione molto semplice, abbiamo dato rappresentanza a aree politiche diverse, ma una, e con 5 minuti a testa. Anche questi sono dei messaggi importanti, non si è dato più spazio agli altri. Io sto sforando i 5 minuti, lo so, mi perdonate per questo, ma penso che sia importante quantomeno chiarire questo mio contributo. Abbiamo iniziato un percorso che adesso si avvierà con delle assemblee territoriali. Ora, è evidente che quando si crea uno spazio politico, lo spazio politico è di chi se lo prende. E noi dobbiamo assolutamente evitare che si ripetano gli errori del passato. È evidente che non ci interessa ripetere le esperienze né dell'arcobaleno, né di rivoluzione civile, né di niente del genere. Ma quelle erano delle esperienze che cercavano di, come diceva giustamente Martelloni, riunificare una vecchia sinistra che non c'è più. Noi invece vogliamo costruire uno spazio politico anche di sinistra, ma non solo di sinistra, che non c'è ancora. Noi vogliamo portare alla partecipazione quelle tante eccellenze, quelle tante energie che abbiamo incontrato nella campagna referendaria, che danno corpo a quel 50% di italiani che non vota più e senza la cui partecipazione non possiamo dire che questa è una democrazia. Questa è diventata un'oligarchia. Questo è diventato un sistema in cui non sono garantiti né i diritti di democrazia formale né i diritti di democrazia sostanziale. Né la partecipazione, né il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, l'uguaglianza fra uomini e donne, così come sono scritti in Costituzione. Noi sappiamo che c'è una grande diversità di posizioni, che infatti è uscita fuori al brancaccio, ma non è più una conflittualità fra le parti. Chi era lì per individuare dei punti comuni da cui partire, e noi li abbiamo individuati. Siamo usciti con un elenco di 10 punti su cui iniziare a lavorare e su cui iniziare a costruire un programma. Quello che ci preoccupa è vedere che questa conflittualità non è dentro il teatro, non è dentro le nostre assemblee, questa conflittualità è fuori. E se noi non diamo spazio a questa esigenza di partecipazione e anche nel contempo a questa esigenza di concretezza, un'altra cosa veramente comica che ho sentito sui giornali, la sinistra estremista si riunisce al brancaccio.
uno che parte dicendo vorrei tanto che avessimo come obiettivo minimale quello dell'attuazione della Costituzione e poi magari se riusciamo a fare qualcosa di più come garantire i diritti di ultima generazione, garantire i diritti di partecipazione di una democrazia avanzata, come garantire ad esempio l'accesso alla rete informatica o tante altre cose che i giuristi presenti conoscono meglio di me, ecco, questo è un estremista. Questo dà il senso di come è ridotta la nostra democrazia. Il senso della nostra partecipazione è la risposta a un appello che è venuto da voi. Io ho bisogno che il Comitato, soprattutto nella sua espressione nazionale, rimanga terzo, perché è un sintomo di serietà. Ma mi aspetto che all'appello che voi ci avete chiesto corrisponda anche poi un impegno, anche solo personale, a darci forza e struttura. Perché noi non abbiamo un'organizzazione che non sia la organizzazione che può nascere dal vostro impegno. Noi non aspettiamo quello che accade il 1° luglio. Io lo annuncio adesso, scriverò una lettera a Roberto Speranza chiedendo di poter partecipare il 1° luglio, perché la cosa che mi interessa non è fare una piccola cosa di sinistra, la cosa che mi interessa è costruire in questo paese uno spazio di partecipazione in cui si possa convenire insieme su quale Italia vogliamo costruire, su quale società vogliamo costruire, e la Costituzione deve essere la base di questa nuova società, senza più ipocrisie. L'orizzonte del programma partecipato deve essere il traguardo e deve essere un orizzonte in cui veramente la realizzazione di una democrazia compiuta e l'eliminazione delle diseguaglianze, io avrei utilizzato un termine anche più avanzato, è l'affermazione dell'equità, perché non è l'uguaglianza che ci garantisce, è il fatto che chi ha di meno abbia di più e chi ha di più dia quel di più che ha a favore degli altri. Ecco, noi vogliamo poter iniziare a discutere di queste cose e vorremmo che tutte le forze impegnate, più che pensare a leadership e ad alleanze che allontanano le persone, fanno capire come alla base del ragionamento ci sia soltanto una questione di potere. Ecco, chi è sinceramente interessato alla ricostruzione di questa democrazia a partire dai diritti sociali e dai diritti di partecipazione, vogliamo capire quanto sia impegnata su questo orizzonte. Io non vi devo chiedere niente, non sono nella condizione di potervelo chiedere. Io ho un'esigenza di coerenza a cui ho dato seguito con questo appello. Ed è la stessa cosa che ispira Tommaso Montanari, che mi ha incaricato di portarvi il suo saluto. Credo soltanto che non ci si possa più limitare a fare delle battaglie che fermano l'avanzata di tutte le iniziative che da una destra palese o mascherata di fatto attaccano e continuano ad attaccare la nostra democrazia. Penso che nella forma in cui vorrete, io ribadisco, adesso andrò via, non solo perché devo tornare alla mia figlia, ma perché è giusto che voi decidiate nella massima autonomia. Va da sé, tra l'altro, che io da tempo non mi considero più vicepresidente del Comitato, non mi firmo vicepresidente del Comitato, ho massimo rispetto delle scelte del Comitato, infatti non ho partecipato neanche all'ultima riunione di direttivo. Ma credo che mai come adesso noi abbiamo il dovere non solo di dire no, abbiamo il dovere di iniziare a costruire una rete di partecipazione che faccia capire a chi pensa di poter colonizzare uno spazio politico con delle operazioni calate dall'alto, che questo invece è uno spazio politico di libertà. Io non so le risposte che daremo, non le devo sapere. Ho partecipato di recente a un talk show in cui il conduttore non riusciva a farsi capace di come io non stessi lì a rappresentare la mia idea, ma stessi lì a rappresentare un processo di partecipazione, in cui le soluzioni concrete, e dobbiamo essere concreti, il senso della responsabilità è questo, ecco, in cui le soluzioni concrete dovevano venire dagli incontri territoriali, così come la forza del no è venuta dagli incontri territoriali. Siamo assolutamente rivoluzionari, ma questa volta maggioritari. Maggioritari perché pensiamo di interpretare quella richiesta di partecipazione, quella richiesta di contare che è uscita fuori dal voto e che continua a essere fortemente presente. Ma riteniamo che la responsabilità oggi sia uscire fuori da un modo di fare politica che sistematicamente cerca di neutralizzare ogni forma di partecipazione democratica che venga dal basso, che venga dai cittadini, e cerchi di fare questo paese una democrazia compiuta e non più una pulcinella della democrazia. Abbiamo un ruolo fondamentale da svolgere in Italia e in Europa. Io continuerò su questa strada e mi auguro di incontrare molti di voi, con la consapevolezza che siamo tutti al servizio, partiti politici in primis, altrimenti chi pensa di stare lì a fare i 5 minuti di bandierina vuol dire che non ha capito il senso, siamo tutti al servizio di un'idea più grande. Io vorrei poter ripartire da
subito, non aspetterò il primo di luglio, per la costruzione insieme di un orizzonte di felicità per tutti, di un orizzonte di libertà per tutti, di un orizzonte in cui non aspettiamo i federatori che calano dall'altro, ma decidiamo insieme quale Italia vogliamo realizzare e lo facciamo ognuno con il proprio apporto, con la propria buona volontà, con quello che può dare. Io mi pongo in quest'ottica e ovviamente mi rimetto alle decisioni di questa assemblea, che sono certa saranno le più equilibrate ma anche le più coraggiose possibili. Mi scuso per i tempi. Grazie, grazie Anna.